Siamo all'inizio del XXI secolo. Il mondo intero è stato sconvolto dal coronavirus. I cittadini sardi si sono rifugiati in comunità fortificate nelle grandi pianure. Orde di barbari mercenari danno la caccia a chiunque osi violare il coprifuoco. Madoveri, dovevi comprare pellet e un pacco di wurstel all'Eurospin. Ci hai messo 4 ore. Che è successo? Merci, ho beccato un posto di blocco a palettati persi. Lo sai che il sindaco è accanito con la quarantena. Merci, mi stai buttando a paranoie. Li ho bruciati all'ingresso del quadrifoglio. Secondo te? Dobbiamo restare a casa. Andrà tutto bene. Ehi, Walter, te lo giuro. C'hai un nido di uccellini in testa. Ashko, perché non vai a farti una passeggiata? Fatti una folaga, Walter! Mischina, dopo 3 anni di quarantena e fundio. Mollato. Eva, portamelo via. Vieni. Che sindaco! Vieni, Briccio! Allora, dovete restare a casa. L'attività fisica non può essere una scusa per uscire. Io, ad esempio, allenandomi a casa, ho messo su 30 kg di massa. Mi ha fatto la scheda a Ugo, un treno. Mi sto facendo un allenamento in super serie, mezzi stacchi con addominali recupero attivo. Pauroso. Comunque, bisogna capire che c'è ancora troppa gente in giro. Motoretta! Motoretta di Cagliari! Per favore, sto cercando di fare un discorso serio, altrimenti mi distraggo. Meno usciamo, prima ne usciamo. Vabbè, Asco, ci rinuncio. Secondo il reddito che abbiamo pagheremo anche 400 euro di affitto in queste tofaglie, ma stiamo scherzando? Ma quando cazzo li fanno questi cazzo di lavori? Non possiamo proprio più uscire perché il sindaco è venuto e siamo in un ghetto. C'è Bubu che sta pisciando la doccia da un mese. E non fate aici, c'ho il bagno a frega picciaccio. Oh, Asco, Nenni, stressando molto. Volete spezzare? Spenzo io. DJ!
DJ! DJ! DJ!